E poi, voltandosi per esempio da questa parte... Qui abbiamo invece un altro scafo interessante, si chiama barchetta a masocche. Il nome deriva, vedete, dalle estremità di poppa e di prua, che sono a forma di masocca, cioè di maglio, è una protuberanza ingrossata verso l'alto e rivestita di ferro. Questa è lo stesso un'imbarcazione che veniva utilizzata per gli spostamenti in laguna da e per Venezia, le isole Lido e Mestre. Una cosa interessante è che questa antico modello di antica gondola aveva ancora le ferramenta per il timone di poppa, vedete, c'è il mascolo e la femmina qua sopra, e quindi era un'imbarcazione dotata anche di un timone posteriore, appunto, per il governo durante i tragitti più lunghi. Ne abbiamo parlato tanto nelle nostre trasmissioni, ma non ne avevamo mai potuto vedere uno. Qui c'è un bellissimo felz, facciamo qualche passo in avanti e vediamo com'è fatto. Sì, il felz era una cabina lussuosa, bellissima, decorata. Questo in particolare è un felz molto antico, molto più antico della barchetta su cui è stato messo sopra, ed era generalmente scolpito, aveva queste bellissime veneziane movibili, due finestre che potevano scorrere lateralmente dentro dei vetri molati, rivestito di velluto, di seta, con gli specchi, addirittura uno scaldino per le giornate invernali. E quindi era una perfetta cabina, comodissima e lussuosa, e anche alcova per i grandi amatori dell'epoca. Ed eccoci qui ancora per scoprire una volta per tutte come viene fatta la gondola, passo per passo. Qui abbiamo vero Gilberto dei modellini che ci aiuta molto. Sì, questa è una sequenza molto bella, costruita da modellista che si chiamava Miori, lavorava all'interno del Museo Navale e ha fatto dei stupendi modelli proprio, e dimostra con una 5 fasi le più importanti tappe nella costruzione della gondola. La più importante naturalmente è questa, che è il cantiere cosiddetto, perché ricordiamo in veneziano il luogo dove si costruiscono le barche non si chiama cantiere ma si chiama squero, invece il cantiere è proprio un trave che ha particolari caratteristiche, sul quale si costruisce un'imbarcazione come le nostre, che non hanno la chiglia, quindi non sapremo dove appoggiarla mentre si costruisce questa imbarcazione. Allora creiamo una specie di falsa chiglia, che si chiama cantiere, sulla quale appoggiamo tutte quante le ordinate. E poi la seconda invece cosa succede? La seconda fase invece, nel cantiere vengono poste solo 3 ordinate, non so se vedete, e anche tutte queste fasi sono ripercorse nel libro, come dicevo, sono 3 ordinate. Quella centrale, ho detto anche maestra de meso, la maestra di poppa e la maestra di prua. E un unico corso di fasciame che si chiama cerchio, il significato è abbastanza chiaro perché cinge l'imbarcazione. Questa è la fase più critica dell'impostazione dello scafo. Adesso non si può più toccare niente della linea dell'imbarcazione. Tutto è già stato stabilito dall'occhio del costruttore che ha piegato a fuoco questo pezzo di legno che si chiama cerchio. E per quanto riguarda invece il terzo, vediamo che già la linea si sta definendo. Sì, in questa fase diciamo la gondola è quasi completa, sono state messe le caene, cioè i bagli che formeranno la prua, il traverso centrale o trasto, le nerve, e già riconosciamo lo scafo della gondola, e poi naturalmente sono state inserite tutte le ordinate o corve. Perché poi la gondola viene rovesciata? E questa è una fase interessante perché l'imbarcazione che è già arcuata, è tanto arcuata, vedete che bisogna fare una buca per terra, altrimenti non si potrebbe stendere a terra, viene piegata in ragione del peso del gondoliere. Più è pesante il gondoliere, più viene sfracata, se dice in termine tecnico, cioè schiacciata, e viene aumentata la sua curvatura finché poi, quando galleggia, sia pari a tutte quante le altre e la poppa e la prua abbiano la stessa altezza. E poi alla fin fine, come per un miracolo, eccolo lì, il modellino. Ecco, questo è uno dei modelli più belli, lo dico io stesso da modellista, perché pochi sono i modelli che riescono ad avere questa leggerezza e questa raffinatezza senza essere pesanti o essere verniciati in maniera volgare. Per me questo modellista era uno dei migliori esistenti, ed è stato bello che il barone Rubén de Cervin, che era il conservatore del Museo Navale, abbia raccolto attorno a sé delle persone motivate ed esperte che realizzarono questo museo e le sale bellissime che prima non c'erano delle imbarcazioni tipiche lagunari veneziane. Chi era questo modellista? Ricordiamo il nome. Questo modellista si chiamava Miori, Umberto Miori, ed è purtroppo scomparso,
però volevo dire che all'inizio al Museo Navale di Venezia mancavano proprio le imbarcazioni storiche e tradizionali, c'erano, perché il Museo Navale, ricordiamo, deriva dalla sala dei modelli dell'arsenale e nella quale venivano raccolte i modelli di navi che poi venivano costruite all'interno dell'arsenale. Il modello era proprio il progetto che serviva a controllare poi la costruzione. Però mancavano tutte quante le nostre imbarcazioni che, come abbiamo visto prima, rappresentano una grandissima famiglia di imbarcazioni e una grande varietà che non ha uguali nelle altre parti del mondo.